Ciao a tutti e ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video spacchettamento del weekend. Sono arrivati un bel po' di prodotti, infatti proprio questa mattina sono andato a ritirare tutti i prodotti Amazon dal mio Amazon Hub, quindi ho il sacco bello pieno e quindi diamo un'occhiata più da vicino a tutti gli articoli che mi sono arrivati. Io direi di iniziare con il pacco più leggero. Sì. Allora, diamo un'occhiata al primo titolo. Ci sono diversi titoli import e questo è uno di quelli. Ovvero qui abbiamo edizione tedesca del film Die Weiße Mafia, ovvero Bisturi, la mafia bianca, film con protagonista l'attore Enrico Maria Salerno, un bel thriller drammatico, film girato negli anni 70 e qui abbiamo appunto questa edizione Blu-ray tedesca, perché ovviamente in Italia in Blu-ray non è mai uscito. Abbiamo la traccia italiana e inglese e ovviamente la traccia tedesca. Questa edizione risulta essere uncut, edizione quindi integrale. Per quanto riguarda il formato video, abbiamo il formato 2.35 anamorfico e l'audio è in mono. Se siete interessati a questa edizione, la trovate comunque nella descrizione del video. Spacchettiamo questa Amarai, questa edizione Amarai con custodia rossa. Non credo di averne molte di edizioni con l'Amarai rossa, forse solo quella, sì, quella di Suspiria, uscita poco tempo fa con il Master Synapse. Ecco qua, vediamola più da vicino, l'artwork utilizzato. Ovviamente abbiamo questo fastidiosissimo bollino, spero che ci sia la copertina reversibile, così è, abbiamo la copertina reversibile senza bollino. Quindi distribuito dalla FilmArt, credo che la maggior parte dei titoli FilmArt non hanno i sottotitoli obbligatori, però chiaramente devo controllare. All'interno abbiamo semplicemente il Blu-ray senza nessun booklet. Ora passiamo invece al prossimo articolo, vediamo un po'. Ovvero abbiamo anche questa edizione tedesca del film La moglie più bella, film diretto da Damiano Damiani, con la protagonista Ornella Muti. Qui credo sia il suo film d'esordio o uno dei primi film girati come attrice da Ornella Muti. Anche questa edizione, che in Blu-ray in Italia non è mai uscita, quindi bisogna ripiegare nell'edizione tedesca, qui distribuita dalla Donau Films. Come traccia audio qui abbiamo tedesco in DTS HD Master Radio 2.0, stessa traccia anche per l'audio italiano. Formato video 2.35, durata 109 minuti. Ci sono anche dei contenuti speciali al suo interno. Abbiamo la traccia audio con solo la colonna sonora, perché la colonna sonora è stata composta dal grande Ennio Morricone. Poi altri extra, vediamo che non li ricordo a memoria. Abbiamo un documentario, Sicily, Ornella, The Mafia and Beyond, con Damiano Damiani. Quindi un extra con il regista Damiano Damiani. Qui all'interno abbiamo il disco Blu-ray e poi qui abbiamo un booklet. Vabbè, il booklet però non è riferito al film, bensì ai vari prodotti della Donau Films. Quindi ecco qua, pubblicitario più che altro. E ci sono anche dei film piuttosto osé, mettiamo da parte, se no altrimenti la YouTube mi censura il video. E questo invece è il retro dell'edizione della moglie più bella, film che ho visto tantissimi anni fa, lo ricordo a frammenti e quindi era il momento giusto di acquistarlo, visto che il prezzo era piuttosto buono, costato poco più di 15 euro. Lascerò il link del prodotto anche sulla descrizione del video, ma anche sul canale Telegram Dr. Loomis Channel News. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale Telegram, iscrivetevi, unitevi al canale. Poi passiamo adesso invece al prossimo titolo. Io adesso vado abbastanza veloce, però, se ci sono dei prodotti che volete magari vedere in maniera più dettagliata, scrivetemi e io magari farò tempo debito degli unboxing dedicati. Ah, questa invece è un'edizione appena uscita, ovvero l'edizione limitata dedicata
al ragionier Fantozzi, ovvero Paolo Villaggio. Questa è un'edizione limitata a 200 copie, la mia numero 103. All'interno troviamo ben tre dischi, ovvero abbiamo il film Fantozzi, il primo Fantozzi con il restauro del 2015, poi abbiamo invece il secondo disco con il restauro fatto nel 2021, con i famosi colori un po' più sul giallastro, per quanto ho potuto vedere dalle varie immagini. C'è stata un po' di critica da parte degli appassionati per capire qual è realmente l'immagine corretta. Molti dicono quella che possiamo notare nel 2015, altri invece quella del 2021. Poi abbiamo invece il terzo disco dedicato al documentario La voce di Fantozzi. Per chi non lo sapesse, c'è stato un problema con la Mustang, o chi ha creato, diciamo, i dischi per la Mustang. Infatti abbiamo il documentario senza autoring, quindi il file in MP4 senza menu, quindi troviamo solamente il file MP4 che, se non sbaglio, non è riproducibile con i lettori della PlayStation 5. Per quanto ho potuto leggere in rete, la Mustang sta comunque cercando di risolvere il problema e dovrebbe sostituire i dischi. Diamo un'occhiata più da vicino a questa edizione. Ecco qua, quindi vediamola senza plastica, senza riflessi. Questo è l'artwork utilizzato, quindi con la classica nuvoletta sulla macchina del ragioniere. Quindi edizione esclusiva e limitata a 200 copie. Togliamo il box, che è un box molto, molto semplice, un box leggero. E quindi questo è il disco dell'edizione del 2015, il restauro del 2015. Tra gli extra troviamo la tragica storia di Fantozzi, che è raccontata direttamente da Paolo Villaggio, poi la maschera epocale dell'uomo massa, introduzione al film di Gianni Canova. Abbiamo l'audio in italiano 2.0 di TSHD, master audio, quindi questo è per quanto riguarda l'edizione 2015. Infatti troviamo scritto anche qui 2015, c'è un po' problemi con la luce, ecco qua. Poi abbiamo invece il restauro del 2021 con quest'artwork molto semplice, molto povero. Qui invece, come contenuti extra, abbiamo tra recupero storico e dignità d'immagine con Gianluca Farinelli e Daniele Cipri sul restauro fatto appunto nel 2020 del film. E anche qui abbiamo poi la maschera epocale dell'uomo massa con Gianni Canova. Non cambia nulla per quanto riguarda la traccia audio. E infine abbiamo appunto la voce di Fantozzi, dove troviamo appunto questo errore di autoring. Questo non sto dicendo che si tratta di un disco masterizzato, però è un disco che sicuramente andrebbe sostituito. Questo è stato realizzato nel 2017 e ha come durata circa un'ora e mezza. Bene, mettiamo da parte anche questa edizione dedicata a Paolo Villaggio e passiamo a un altro titolo. Vediamo un po'. Ah, qui ho voluto fare questo recupero a un buon prezzo. Ringrazio l'amico Roberto per la segnalazione. Infatti ho potuto recuperare questi due film della saga dello squalo, ovvero Lo Squalo 3 e Lo Squalo 4, Blu-ray distribuiti dalla Pulp Video. Lo Squalo 3, che era uscito, se non sbaglio, appunto in 3D. Ovviamente abbiamo l'edizione in 2D, la terza dimensione e il terrore. Apriamoli, vediamo comunque anche l'interno. Il secondo film l'ho già acquistato un paio di anni fa, all'interno c'è anche un interessante documentario, mentre qui non abbiamo contenuti speciali, soltanto il film senza neanche il trailer, nulla. Diamo un'occhiata più da vicino, Lo Squalo 3, qui infatti non ritroviamo più il personaggio di Brody. Troviamo invece il figlio in questo parco acquatico dal nome Florida Sea World. E questo è l'interno dell'edizione con il disco Blu-ray. Questo invece è il retro. Troviamo traccia italiana e inglese. Per quanto riguarda quella italiana abbiamo sia il 5.1 che il 2.0, mentre quella inglese è soltanto in 2.0. Poi invece qui abbiamo Lo Squalo 4. Ecco qua, avviciniamoci, La Vendetta. Qui invece troviamo La Vedova Brody,
interpretata dall'attrice Lorraine Gary, c'è anche Michael Caine e Mario Van Peebles, che peraltro il papà è morto proprio in questi giorni, considerato praticamente da tutti il film peggiore dei quattro, però io sinceramente lo salvo, mi è piaciuto comunque guardarlo e sicuramente lo riguarderò molto volentieri. All'interno troviamo anche il finale alternativo come contenuto speciale. L'interno è fatto in questo modo e anche qui troviamo la traccia italiana in 5.1 e in 2.0, mentre la traccia inglese è solamente in 2.0. Formato video 2.35. Se siete interessati, al momento, almeno nel momento della creazione di questo video, sono ancora in promozione a 6,50 euro circa, quindi vi lascio comunque sia nella descrizione che sul canale Telegram, approfittatene se siete interessati. Mentre passiamo all'ultimo prodotto, questo ve lo mostro velocemente perché di questo vorrei fare un bel unboxing. Lo tenevo sott'occhio sperando, vedete anche bello grande, sperando che il prezzo calasse, perché stava sempre intorno ai 45 euro 43 euro. Alla fine è sceso intorno ai 33 euro e qualcosa e ne ho approfittato. E qui abbiamo Weathering With You, questo bel box, questo anime di Makoto Shinkai, artista che sto imparando piano piano a conoscere. Ho visto anche alcuni trailer di altri suoi lavori, sono davvero molto interessanti. Se non sbaglio aveva diretto anche Your Name, che è uno degli anime più famosi del regista. Non sono purtroppo un esperto del genere, però piano piano ne sto acquistando alcuni perché sono davvero molto carini. E questa è un'edizione limitata, 3500 copie, quindi se siete interessati mi raccomando approfittatene perché sono davvero poche copie. La mia è la numero 3059, davvero un bel cofanetto che comprende la bellezza di quattro dischi, c'è il book all'interno, vari schizzi, card e quant'altro, incluso c'è anche la colonna sonora dell'anime, quindi molto presto comunque farò un unboxing dedicato. Bene, con questo ultimo prodotto termina il video spacchettamento di questo weekend, spero sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo molto presto per un altro video unboxing. Ciao a tutti!